Salve a tutti, signori miei. Oggi vi do il benvenuto su Golf Peak, un giochino in cui noi dovremo interpretare una pallina che prova ad entrare in buca. Come potete notare, questo gioco sembra essere semplicissimo, anche perché tipo ho notato che... Ok, aspetta. Cioè, tac. E tac. Ok. Come potete notare, è un gioco molto tranquillo, molto pacifico. Oh, possiamo anche cambiare le caselline. Cioè, caselline, le carte da gioco. Come potete vedere, è più che un gioco effettivo di golf, dove dobbiamo regolare la potenza, dove dobbiamo essere dei pro come sul golf della Wii. Qui in realtà è molto più puzzle. Se... ma se io facessi così... ho saltato tutto il percorso. Sono un genio. Aspetta. Ok, quindi faccio tipo così. Faccio così, che poi torna indietro e... sì, esatto. Adesso, diciamo che se io faccio così, poi faccio cos'ha? Niente, ciuccia chi ciuccia là. Oh, livello, mondo completato, bene, Ok, adesso facciamo anche i tiri sopraelevati. Quindi tipo facciamo come primo livello e poi scendiamo per la collinetta, scendiamo per la collinetta, esatto. Comunque, mamma mia, quanto è rilassamento che esprime questo gioco, se posso dirlo. Sembra tipo... quei puzzle game proprio iper chill, super tranquillissimi, che beh, io non so adesso cos'è che devo fare. Ok, no. Poi se vado sopra. Ok, dovevo andare sopra. Ci sono, ci sono. Ditemi voi, secondo voi questo gioco qui potrebbe essere interessante? Vi piacerebbe esplorarlo insieme a me? Io provo a far così. E poi provo così. Bene, bene. Secondo me in realtà tipo ci sono più soluzioni in alcuni puzzle. Tipo così, no? Oppure sì. Oh sì, 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 in realtà sì, avevo fatto giusto. Gli angoli. No, non ditemi che è come gli angolini. Sì, sono gli angolini tipo quelli di Go Vacation. Altro gioco sempre stile Wii Sport. E qui... qui com'è che faccio? Ti hai detto di qui? No. Ti hai detto di qui? No. Resettiamo il tutto. Adesso. Se io faccio così... e poi faccio... no, ho sbagliato, scusate. No, ho sbagliato tutto. La faccio così. Poi, sempre con quello da tre, faccio così. E sono punto a capo. No, non sto capendo. Anche perché, tipo, se io faccio così non fa nulla. Perché qualsiasi parte vado, poi mi schianto. E se io provassi con quello da uno... non penso cambi nulla. Esatto. Mamma mia. Il mio cervello sta facendo fumo. Oppure... se no aspettate. Ma se io vado avanti di uno nel... ma va, fan bagno. Devo prima usare quello da uno. Allora. Aspettate, se io vado così, mi allontano di molto, però tipo se poi faccio questo, mi alzo su di due e vado subito in buca. Perché tipo questo qui ci sono arrivato subito mentre quello di prima no?
Ai ai ai. Oh, oddio, cos'è? Non ho capito, ma tipo ci ha bloccato. Sì, ok, ci blocca. Quindi se io faccio così, non vado più avanti. Oh, ok, ci sono, ci sono, ci sono. L'ho capito. Incredibile davvero, l'ho capito, signori miei. Perché basta che io vado avanti di uno, poi salto di due a posto, appunto. Questo non l'ho capito. Devo far così. Poi devo far così. E poi faccio così. Ma l'ultima carta? Non. Magari. Oddio, e se non dovessi usare tutte le carte, ma tipo alcune sono qui solo per. Non avete visto nulla. Ok? Non avete visto nulla. Non ho assolutamente fatto quello che ho fatto. Aspettate. Ok, no, fermi. Se utilizzo prima questa e poi questa, cado comunque. Quindi. Cioè, tipo, io penso di dover arrivare qua sopra e poi, tipo, schiantarmi contro quella cosina lì ad angolo lì in fondo. Ma non. Non lo so se posso. Che tipo cado dappertutto. Oh, aspettate, aspettate. Nice. Nice, ce l'abbiamo fatta. Però questa qui è tipo più scura. Che quindi questa qui è tipo. Non ho capito. No, non ho capito. Adesso ho molto più capito. Se mi ci fermo sopra, son casini. Ok. Quindi tipo se io faccio così. Beh, aspettate, se io faccio così, faccio così, poi faccio così e poi salto dentro la buca. In modo fortissimo e fighissimo. No, questo non è fortissimo, fighissimo. E perché qui mi fermo perché non ho più salti. Quindi tipo se io facessi. No. No, se io facessi così. Poi facessi così. E se faccio così vado avanti. Sì. Ok. Avevo sospettato di dover usare prima quello lungo e poi quello piccolo. Ho notato che ci sono delle freccioline sulle carte. Che tipo questa indica ad angolo, mentre questa indica dritto. Quindi tipo cos'è? Queste qui dobbiamo usarle sugli angolini, mentre questa va usata dritta per dritta? Non lo so. Poi secondo me io devo andare di qua. Non chiedetemi perché, ma a me ispira il dover andare di qua. Beh, o no, perché. Se no, anche se salto di due, vado di sotto. Beh, non che la cosa di qua sia diversa. Perché tanto qualsiasi cosa faccio vado di sotto. Aspettate, se no se io tipo. No.
Non... Aspettate, se io faccio così, vado su questo. Se io faccio così, vado su questo. Se uso questo, vado lì e rimbalzo e vado di qui. E se uso questo, vado e rimbalzo dentro la buca. Ma che genialata, visto? Ce l'ho fatta, ci sono arrivato, il mio cervello tipo sta fumando, ma ce l'ho fatta. E immagino che questa qui mi resucchi. Mi fa spawnare prima e di conseguenza vado dritto. Ok. Quindi, com'è che devo usarla l'acqua? Non in questo modo. Ok, ci sono. Per tipo appunto se io vado così, vado giù in acqua e poi... Poi no, niente. Ok. Effettivamente anche così dovrebbe funzionare. Perché tanto mi spawna sempre di sopra. Ok, gioco, qui stiamo pretendendo un po' troppo. Vado in acqua. Poi tipo faccio il salto in allungo. Poi faccio il salto. Ok, sì. In realtà è più semplice di quello che io pensassi. Cos'è quella sabbia bianca? Anzi, non voglio sapere cos'è quella sabbia bianca. Però non so se posso arrivarci. Vado così. Non chiedetemi come ho fatto. Non chiedetemi assolutamente come ho fatto. L'ho fatto completamente a casissimo. E però qui come la mettiamo? Devo per forza andare sulla sabbia bianca? Ho paura di dover per forza andare sulla sabbia bianca. No, aspettate, se no se io faccio così, vado direttamente lì, così ho una carta che mi fa saltare lì in mezzo e quindi vado in buca. Non ho capito quello che fa la sabbia bianca, ma detto sinceramente sono felice così. Sono curioso. Voglio sapere cosa fa questa sabbia bianca! Dimmelo, gioco, ti prego! Comunque, sentite, secondo me io devo far così. Poi tipo faccio così. No. L'idea poteva starci, l'esecuzione un po' meno. Poi scusate, ma se io... No, questo mi blocca. Capito, capito, guardate. Opla, ce l'abbiamo fatta. Yes, yes. Non yes, non yes. E mo qui che cacchio faccio? Cosa, devo salire qua sopra? Con quello da 4 tipo devo spingermi? No, perché sennò vado nella sabbia. Devo spingermi tipo di qui. Uso questo. Sì, sì, sì. Genio, mamma mia, genio. Anni di Fire Emblem sono serviti a qualcosa. Facciamo così invece. Se io rimbalzo qui, tecnicamente poi vado avanti di uno, ok, perché tanto sono sulla sabbia quindi non mi muovo, salto di 3 e poi saltando di 2 tecnicamente mi butta in buca. Giusto, giustissimo. Oddio, va bene, mi butto. Addio mondo crudele. No, sto scherzando. YouTube, sto scherzando, e io mio.
Solo che qui non so. Ok, senti, facciamo una cosa. Facciamo che mi butto di qua. One eternity later. Allora io devo andare a trovarmi in quello spazietto che c'è, diciamo, a sinistra dell'acqua in alto. Solo che non so come posso farlo. Perché anche se poi io vado qui, comunque poi rimbalzo giù sotto e torno al punto di partenza. Invece, se io appunto riuscissi ad arrivare fin lì in fondo, tecnicamente... Oddio, questo qui non l'abbiamo mai usato qua. Appunto non serve a nulla. 2000 years later. Signori miei, l'ho capito, guardate, ci sono arrivato dopo un po' di tempo, ma ci sono arrivato, guardate, allora io mi lancio giù, poi salto di qui, utilizzo il saltino per andarne uno avanti dalla sabbia e poi salto di tre, vado in buca. Mamma mia, ci sono stato tipo, penso, minimo 10 minuti su sto livello. E sto registrando da praticamente mezz'ora, quindi che cacchio sono quelle X? Non voglio saperlo fino al prossimo episodio cosa sono quelle X, lascio in sospeso anche per voi, ok? Signori miei, io vi ringrazio per essere stati qui, spero che Golf Pix vi sia piaciuto, da Kertostar è tutto, ciao ciao!